Il derby di Lega Silver sorride ancora una volta alla Proger Chieti, che impartisce una severa lezione al Roseto. Al Pala Maggetti il derby è stato quasi a senso unico, con la squadra di coach Galli sempre avanti. La svolta nel terzo quarto, quando i teatini hanno piazzato il break decisivo, amministrando poi nel quarto ed ultimo tempo il vantaggio accumulato. Grande delusione per gli oltre 3.000 tifosi rosetani arrivati al Palasport di Via Salara per assistere ad una gara che speravano potesse essere diversa. Per il Chieti è arrivata così la quarta vittoria consecutiva nel derby d'Abruzzo. Al Roseto non sono bastati 17 punti del solito Piz. Nel Chieti stratosferico Sollazzo con 27 punti. Opaca la prova di Seffold, che a questo punto rischia seriamente il taglio. Io voglio fare i miei più grandi complimenti alla squadra, perché credo che abbiano, oltre ad aver rispettato alla perfezione il piano partita, esempio, ci eravamo prefissati di tenere Roseto sotto i 61 punti e ce l'abbiamo fatta. Quindi, oltre ad aver rispettato perfettamente il piano partita del coach, credo che si siano compattati ancora di più e abbiano avuto questa vittoria con i denti. Sì, ho giocato molto bene, ho approcciato la gara con grande aggressività, sono tornato ad essere il giocatore che ho mostrato di essere la stagione scorsa. Mi sono riuscite molte cose, ho fatto canestro da fuori e da vicino. Per la prima volta abbiamo toppato una gara in questa stagione di brutto, abbiamo giocato quasi impauriti, è la prima volta che accade. Noi abbiamo giocato sempre alla pari anche quando abbiamo perso delle partite. Chieti ha fatto un'onesta partita, la sua partita è stata sempre avanti e ha meritato di vincere, però onestamente abbiamo, a parte poi le statistiche, abbiamo tirato anche con scarse percentuali, come non 5 su 24, il 20% da 3 punti, questo forse è il minimo stagionale. Abbiamo perso fiducia e per la prima volta poi il quarto quarto tra l'altro non abbiamo neanche giocato. Non abbiamo neanche giocato, cosa invece che questa squadra ha sempre fatto contro tutto e tutti. Oggi però veramente non c'eravamo, abbiamo giocato quasi impauriti, come se temevamo questa partita. Me ne sono accorto anche nei time out che facevo.